Gianni Rotice, il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative in programma domenica 7 novembre. Strada facendo, finalmente il traguardo si inizia a vedere. Come sta andando? Ma sta andando benissimo. Naturalmente la data fissata del 7 novembre ha in qualche maniera chiuso quell'impostazione che abbiamo dato noi di lavorare sul programma già da tempo. Questo programma adesso noi l'abbiamo quasi chiuso e su questo la cosa bella è che tanta gente c'è vicino, tanta gente si sta avvicinando ancora di più, si stanno avvicinando anche altri partiti che all'inizio erano un po' fuori da questo schema, e questo vuol dire che c'è entusiasmo. C'è anche l'UDC da qualche ora, da qualche giorno. Questo che significa? Che lei è il candidato vero e proprio del centrodestra? C'è anche l'UDC perché l'UDC ha aderito al nostro progetto, ripeto l'impostazione è quella di partire con un progetto della società civile. Questo è stato all'inizio subito condiviso da Forza Italia e dall'amico Gian Diego Gatta, che abbiamo fatto un bel po' percorso assieme. Adesso anche l'UDC viene con noi, sicuramente ci saranno anche altre personalità del mondo civico, naturalmente ci aspettiamo anche altri che vorranno aderire al nostro progetto. È un progetto aperto, ma soprattutto un progetto che oggi sta prendendo forma, soprattutto deve iniziare a parlare alla città con quelli che sono l'impostazione di un programma che noi stiamo portando avanti da tempo. Guarda. A proposito del programma, cosa prevede il programma di Gianni Rotice? Il programma sintetizzato in 4 punti fondamentali: cambiare, crescere, investire e fare. All'interno di questi 4 punti abbiamo tutti gli elementi che spaziano da quelli che sono le attività infrastrutturali, a quelli che sono gli elementi della qualità della vita, a quelli che sono i decoro urbano, a quelli che sono le attività per attrarre finanziamenti, a quelli che sono attività per creare posti di lavoro, ma soprattutto per rendere questa città non più una città isolata, perché la città ha smesso di parlare alla comunità, ha smesso di parlare a tutti, alle istituzioni. Quindi noi dobbiamo riprendere questo ruolo fondamentale di Manfredonia come al centro di un ragionamento con le istituzioni, se no non si va da nessuna parte, e soprattutto iniziare a capire qual è il futuro di questa città, quindi un futuro di una città che in qualche maniera pone l'attenzione sull'ambiente, una città che inizia a rendere una qualità di vita che spazia sia quello di un arredo urbano migliorato, di un ciclo dei rifiuti migliorati, ma soprattutto quello di presentarsi con delle attività che in qualche maniera possono essere attività di sviluppo, come il turismo artistico-culturale, come lo sport, che prima abbiamo visto, a fianco a tantissime altre attività. Non è un programma lungo, perché scrivere il libro dei sogni non porterà a niente, ma è un programma fatto di punti essenziali, sul quale tutti noi assieme, come amministrazione futura, lo terremo sul nostro tavolo, e la risposta che dobbiamo dare ai cittadini, il contratto con i cittadini e l'impegno con i cittadini, questo vogliamo fare noi. Poi altre questioni non ci interessano, perché ciò che è successo non deve far apparire all'esterno che viviamo in una comunità legata alla mafia. Dobbiamo raccontare il bello di quella città, non dobbiamo apparire soltanto nelle cronache televisive come una città di atti criminali, non dobbiamo fare questo, dobbiamo presentare adesso quello che è il bello dei nostri luoghi, il bello del nostro porto, perché solo così potremo ritornare a dire Manfredonia al centro di un sistema di sviluppo sia provinciale che regionale.